Ci sono. Sei rec? 3, 2, 1, live! Sancho ciao e benvenuti al corso di cazzotti del Dr. Johnson. Seguendolo imparerete tecniche micidiali di combattimento e mosse così veloci che nessuno, ma proprio nessuno, riuscirà, sarà in grado di vederle. Una dimostrazione? Visto? Io non ho visto niente. Vedi Livio, è perché sono troppo veloce per te. In una frazione di secondo sono riuscito a fare 100 flessioni, una bella doccia e fissare un appuntamento con Matiz per questa sera. Con me? Sì, proprio con te. Ti ho tatuato il mio numero di cellulare sulla cappella. Matiz, ti ho Matiz. Ti ho tatuato il mio numero sulla mano. Come, baby. Ma ora andiamo a iniziare la lezione. Bene, la lezione di oggi termina qui. La cosa termina qui? Avevamo saluto una chiusura? No. Ah, ok. Allora, fine, stacca. Non mi ricordo quello che devo dire. Se vuoi c'ho il filmato qui, pugno, no, ma che ma è goffo, no, è brutto. Aspetta, fa il film. No, ha detto il cazzo, basta. Ma che pugno, Matteo Gia. Ragazzi, ma questa è la sceneggiatrice, ma non potete mica criticare io così. Ho capito, ma la settimana è stata una settimana chiusa. Te, buoni voi, che fate tanto guappi, invece non riuscite a trovare. Io c'avevo andato al compleanno Se ve lo dico io le cose, certo, certo, le anzi, cose che le devi muovere così e stai zitto. Allora muovetevi, fate ve le dico io e non lamentatevi delle chiuse, allora, se vi piace. Dici cosa fare. Vabbè, però siamo in una democrazia, possono esprimere il loro dissenso. Dacci la chiusa perché bisogna aprire. Poi l'attore si nervosisce. Sì. Allora, e se non ha sicurezza nella vita. Voi avevate detto pugno, giravolta. No. Io e Marco siamo contro la giravolta. Ah, secondo me la cosa carina è che tutti mettono in mezzo a noi e ci tiri sulle mani. Poi confusione, Adriana. O dicendo una frase, però ci vuole insomma una frase di chiusura tipo questo è cazzone, sai cosa bevi? Non potrebbe essere questo, però potrebbe anche essere questo, non lo so. I mari senza onde non fanno esperti marinai. Prima non fatto il detto, ma che cazzo ha detto? Livio e Matiz. Matiz. No. No, Matiz. Ah, aspetta, perché te la chiami così, vero? Sì, come la macchina di Leo. Che si chiama? No, Matiz. Dai, fu Matiz. Matiz. No, ma non si può chiamare Matiz. No, si chiama davvero Matiz. Sicuramente hai messo dei nomi e ti faceva ridere, sì, come al solito. C'è stato un giorno che mi prende male. Davvero? Ma io l'hai visti? A parte no, i fotografi professionisti ai matrimoni in genere mangiano. E pigliano vai. È per quello che io non l'ho chiamato, perché rompono il cazzo. No, io ve l'ho già raccontato, perché poi racconto sempre le stesse cose, che quell'aneddoto... Cosa? Troppo veloce? Ecco, qui volevo dire... in testa. Qui io direi, troppo veloce, quando mi arriva il cazzotto dal nulla che non si capisce? Sì, sì. Troppo veloce? Facciamolo rivedere al rallentatore. Va bene? Sì, sì. C'è stata anche la luce divina dietro che ha avallato questa tua questo posizione. Giovane ingegnere ha cercato di colpirmi con il suo dito. Posso dire un giovane ingegnere? Il nostro amico qui ha cercato di colpirmi con il dito che io ho agilmente schivato. A questo punto il nostro amico si è indispettito e ha messo un fischio chiamando una ragazza. Andiamo, non posso picchiarmi con una E ricordate, se la vita dipende da schiaffi, un bacino e passa tutto con corso di cazzotti. E ci baciamo io e Marco. Cioè, detti, dacci una chiusa. Quella, va bene, mi piace. Se la vita dipende da schiaffi, un bacino e passa tutto con corso di cazzotti. E lui al limite, sono quei proprio i ciuccioli plateali, ti perde la testa e ti dà un bacino più in fronte. Noi vogliamo la lingua. Ti fa un bacino sulla lingua con la fronte. Ricordate, se la vita dipende da schiaffi, un bacino e passa tutto con corso di cazzotti. E finisce con... quasi inese decimale. Si chiede se fanno sai il cuoricino, quello che si stringe. E voi che vi baciate? Non ci dà un bacino. Ci sono cuoricini. Vedo io. No, te lo dai lui in fronte. Paterno. Lo do a Paterno. Abbiamo tutti i jeans, Paola. Davvero? Sì. Sulla pinocchia. Vabbè. Un bacino Paterno. Tu lo dai un bacino al tuo papà. Tira fuori un'altra chiusa, per me non c'è mai problema. Un bacino sulla fronte.
è uno sguardo ammiccante in macchina, però innocente, ingenuo. Perché è un genio, quindi cerco di immedesimarmi lui per trovare una cosa. Non funziona così, detti. Come no? Non ci ho cercato di immedesimarmi Rocco Siffredi, ma non ha funzionato. Brando sì. E già questa cosa mi dà fastidio. Non lo dico. Cioè, vedete uno che ti s'agita davanti. Io credo di vedere così. Ciao, sono Marco. Ciao, sono Marco. Faccio parte dei Licaoni e... Ciao, sono Marco, faccio parte dei Licaoni e compaio su YouTube col corso di Cazzotti, coprodotto dai Licaoni stessi e dalla QZ Arts. Sono molto felice di essere qui e molto soddisfatto di... Li odio, mi fanno fare un personaggio di merda, non lo voglio fare, io li ucciderò stanotte. Io stanotte riprendo il sonno, li taglio la culo a tutti e due a queste bestie. Aspetta, proviamo. Ciao, io sono Matteo, ma ciao, sono, sono Matteo, ma aspetta. Sono soprattutto Sanchez. Ma perché dici questa cosa? Ciao, io sono Matteo, ma soprattutto sono Sanchez. Sanchez è una persona molto ingenua, molto narcisista, molto buona. È un teenager, infatti indosso una parrucca. Perché nella realtà? In realtà ero un teenager. Sanchez è un po'... come Gesù, cioè confine tra... Seconda. Fucci. Ciao, io mi chiamo Matteo, nel corso Cazzotti interpreto Sanchez, che è questo teenager un po' imbranato, che cerca, diciamo, di... Ciao, io sono Matteo, ma sono anche Sanchez. Un po', diciamo, psicologicamente parlando... Rifatte famosissimo. Cammini, trovi l'avventura, ti dà una spallata. Butto per terra, poi vieni sul muso e dici cosa faresti? Io direi che sono un suo grande ammiratore da anni e che finalmente ho coronato il sogno della mia vita e gli direi: Simona, fammi un autografo. Poi direi Simona perché più crea questo legame di confidenza, perché te la senti un po' tua. Sì. Te la senti come una di famiglia, sì, quindi ti scopriresti una di famiglia. Sì. aspetta, perché te andresti con l'avventura? No. Quell'ammasso di Botox? No, però cioè non possiamo negare che è entrata nelle case di tutti gli italiani quella meravigliosa trasmissione che è Il Grande Fratello. Ha fatto Il Grande Fratello? Credo, cioè, no. Venne fuori dalle... No, L'Isola dei Famosi era. Boh, insomma, e dobbiamo dire che se non sei connesso 24 ore su 24 col mondo intorno a te, non sei nessuno. Cioè, ti rendi conto la genialata di farti vedere le vite degli altri e te non vivi la tua, ma vivi quelle degli altri. Cioè, è un transfer. Non c'è riuscito a non c'è riuscito Stanislavski, c'è riuscito l'avventura. Sì, ma è un transfer anche che costa una sega, perché rispetto a fare una fiction con gli effetti speciali. Secondo me invece costa una fraccata. Perché non è che tutte le fiction deve scoppiare la roba. Ma poi se tu vedessi gli effetti speciali sono subito quelli. Si vede, è scritto benissimo, una comicità mai volgare e spettacolare, cioè proprio intelligente, botte da Orbi. Bello questo accostamento. C'è l'inizio, c'è tutta la parte iniziale con le macchine rally, boh, è montata strabene, piace il lode proprio. Sto parlando di Altrimenti ci arrabbiamo. Appunto, picchio, ma un po' indietro, immediatamente lui va il braccio e lui subito si appoggia. Si ficca lì sotto, tempi velocissimi. Sotto e fa, scusate, passa di qui 5 vagato. No, ricordate. Basta lì qui 5 vagato. E noi ci si mette tutti quanti, tutti e tre così, a guardare se è allora, te da una parte, dall'altro li guarda la macchina. Cioè il... Ah, dice. Forse è un po' troppo surreale. Non so se si capisce che guardiamo diverse direzioni, diciamo che se guardiamo tutti in unica, secondo me. Il paragone migliore per contestualizzare, diciamo, la nostra vita fuori tempo è Zatoici. Secondo me è una cosa geniale quando lui ha i tre tizi che gli danno le bastonate, lui gli insegna come fa le parate e dopo 5 secondi va fuori tempo e gli danno tutto in testa, no? Ken, e lui continua a muovere il bastone ma non si pare un cazzo. Ecco, quella è una metafora del fatto che si vive sempre fuori tempo, cioè si vive sempre le bastonate in testa. Sì.
problema. Questo è un momento un po' down e triste. E ricordate, c'è sempre un momento down. Se la vita dipende abbastanza, paratele a tempo e non come Zatoichi. Ma per me saranno per sempre Zatoichi per poco. Allora, apriamo il finale, vieni. È facile. Allora, e ricordate, qui a pugno, stisce. Chiodo. Fai vedere com'è? Ah no, mi affascisti vicino a me. Ti bacio. Stiscio. Chiodo. E ricordate, un diamante è per sempre, ma un cazzotto costa meno. E si carisce, sì. Vai, posso. No, se no si rimane. Così, temi. Ma hai metto nel mezzo? No, no, buttiamo giù. Buttiamoci giù, ci siamo. Sì, rimani nel mezzo. Metto nel mezzo di questo minchiato. Inizio a muovere gli occhi velocemente, sì. Ok. Mi basta, cioè, se si è perso troppo tempo. Abemus e... finale, finalum, finalis. No. E ricordate, un diamante è per sempre, ma un cazzotto costa meno.